Adesso che gara è stata? Portiamo a casa un punto da prendere comunque bene perché si muove la classifica. Sì, certo, un punto in più, una trasferta abbastanza difficile, sappiamo tutti. E quindi niente, partiamo da questo punto per andare avanti e migliorare. C'è da lavorare, c'è da migliorare, un primo tempo così così, una ripresa sicuramente meglio. Che gara hai visto tu che l'hai giocata? No, certo, secondo tempo era meglio del primo. Anche perché loro sono usciti veramente forti nel primo tempo, il secondo tempo hanno mollato anche loro e noi siamo venuti fuori con un po' più di qualità e infatti abbiamo creato qualche occasione importanti che secondo me potevamo sfruttare, però sì, insomma, il secondo tempo era meglio del primo. Un punto da prendere, una gara da analizzare sicuramente a partire da domani, anche perché adesso ci sono tre gare ravvicinate dove si dovrà andare a far punti, anche pensando che si torna davanti ai nostri tifosi. Certo, siamo contenti di tornare in casa e secondo me sarà una cosa positiva di avere tre partite ravvicinate che ci possiamo trovare uno con l'altro più spesso, diciamo, sul campo di gara, e speriamo di sfruttare queste tre partite per migliorare, fare dei passi avanti e soprattutto guardare quello che possiamo far meglio e quello che abbiamo fatto bene anche. Iure, che gara è stata? Il primo tempo lo hai guardato da fuori, il secondo sei entrato e l'Empoli è cresciuto alla distanza. No, secondo me era una partita veramente difficile, come sempre giocare fuori casa, Crotone è una bella squadra, secondo me è un bel punto. Resta forse anche il rammarico, il dispiacere, perché le occasioni migliori, soprattutto nella ripresa, penso a Moreo, Lagumi all'ultimo minuto, le ha avute l'Empoli e poteva portare a casa qualcosa di più. Sì, occasione di Moreo, è stato difensore, veramente ha fatto un miracolo perché era in porta vuota, quindi sì, è ultimo minuto, mi dispiace veramente tantissimo, ma se guardiamo tutta la partita ci sta 0-0. Ci sta il pareggio, ci sta un grande equilibrio in questa Serie B, probabilmente sarà questo un po' tutto quello che racconterà questo campionato, tante squadre dove le occasioni saranno a fare la differenza. Sì, sì, ma per noi è importante che quando non giochiamo benissimo che anche non perdiamo, quindi come ho già detto è un bel punto, ma cerchiamo già prossima partita che portiamo a casa tre punti. Lo faremo anche con l'aiuto dei nostri tifosi, perché torniamo a giocare ad Empoli, ci saranno due gare ravvicinate in una settimana con il mezzo turno infrasettimanale, anche grazie al Castellani, ai tifosi azzurri, tornare alla vittoria. Certo, certo, è sempre più facile giocare a casa, in nostro caso anche i tifosi danno una mano, quindi io credo che sabato possiamo veramente crederci di più perché abbiamo sul nostro fianco i nostri tifosi. L'ultimo pensiero sulla nazionale, a Verona dicesti voglio dare il mio contributo, la Slovenia se la gioca per andare all'Europeo. Sì, sì, è stato veramente due partite, sono state veramente bellissime, abbiamo vinto tutte e due, abbiamo portato a casa veramente sei punti importantissimi e sono veramente, veramente contento.